Sottoporta Show speciale calciomercato, terzo appuntamento, un appuntamento con il sottoscritto Raffaele Russomando, Diego Rinaldi, Napoli Calcio News e anche con Francesco Bevacqua de Il Napoligno. Napoligno, ciao Francesco, ben ritrovato, come stai? Buonasera a tutti, buonasera Raffaele, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Diego Rinaldi. Eccoci qua, te l'avevo presentata anche fuori onda, però ecco, l'abbiamo fatta anche chiaramente in versione ufficiale. Allora, caro Francesco, ti tocca anche a te l'argomento, l'estenuante argomento del calciomercato. Abbiamo parlato di Milik, Rog, Zielinski, beh, insomma, da questo punto di vista non ci manca niente. In realtà forse qualcosa sì, ci manca. Oltre a Tonelli ci mancherebbe anche qualche acquisto, no? Mancano fondamentalmente mancano i giocatori, ma la situazione Non è cosa da poco. non è cosa poco, infatti, perché tra nazionali, tra gente in vacanza, tra chi ha permessi speciali, se tenete i cellulari accesi, perché domani potremmo essere chiamati, perché secondo me mancano per le prime partite degli almeno gli effettivi, quindi no, a parte gli scherzi è abbastanza. Come dicevamo la scorsa puntata, è grottesca la situazione. Oggi è stata una giornata nera per il Napoli, È vero. perché comunque si parla di un addio alla pista Milik, perché Overmars dell'Ajax ha detto che comunque non se ne fa nulla, così come avevano deciso per Clark. Quindi, tra l'altro, mi sembra strano che il Napoli sia andato su un altro giocatore dell'Ajax, Ecco. quando la stessa società olandese aveva chiuso le porte al passaggio di Larsen a Napoli. Quindi mi sembra è tutto molto L'ennesimo no. strano. Esatto, l'ennesimo no, ma tra l'altro c'era stato no dal calciatore, no dall'Ajax, e tu vai alla stessa società a chiedere un altro giocatore che si è messo in luce agli europei, aspettando magari che te lo diano a cuor leggero. E infatti non è stato così. Infatti. E poi c'è la trattativa Herrera, che sta diventando una telenovela pietosa, perché il torto ha ceduto Brahimi e quindi non ha più questa Sembra che non grande abbia più necessità intenzione di di cedere nessuno, almeno. quindi ha alzato il prezzo più volte. Mi dispiace che stiamo facendo anche in questo caso una brutta figura, perché in questo caso una società seria dice vabbè, il torto non fa niente, andiamo su un altro obiettivo, è stato invece Benito di Herrera, non ci cambia la vita averlo o no in squadra. E purtroppo è una cosa che si sta verificando con varie società, con varie trattative, in un mercato che comunque, dobbiamo dirlo, è abbastanza immobile, perché Sì, è sono vero, perché poche se le neanche il società. Napoli si muove, neanche le altre stanno facendo grossi colpi. Sì, sono Juve a poche, per parte, è chiaro. questo sono poche le società che si muovono, ma soprattutto che possono muoversi, perché comunque è un mercato strano. Se voi pensate che lo stesso Milik non è che abbia fatto il fenomeno ai palli europei, No. perché comunque vedendo le partite da Polonia, un giocatore onesto, insomma un buon attaccante, si è mangiato anche gol importanti. Quindi bisogna fare realismo, e dai loro di questo realismo è capire, il problema è che noi non dobbiamo capire lui, noi non siamo il Bieschi, noi non siamo il presidente, e noi lo abbiamo capito, purtroppo non sappiamo come funzionano, o comunque lo sappiamo ma non abbiamo la conferma di come funzionano le cose in società. E, per esempio, si potrebbe andare su Kovacic, si potrebbe andare su Bjarnason, appunto, si potrebbe andare giocatori che hanno un costo magari che vengono da stagioni anche negative. Stamattina pensavo a Cuadrado, che è un giocatore cercato dal Napoli nelle scorse stagioni, che non è stato nemmeno convocato per l'Europeo, mi pare, non vorrei sbagliare, che è in uscita dal Real Madrid dopo un anno di prestito a Monaco, in cui non ha fatto una grande stagione, punta su Cuadrado. Poi su Cuadrado è un laterale, ti può dare una mano, e perché non ci vai? Tanto costa poco, è un giocatore che può essere rivalutato, che non farlo. È giusto quello che dici, e secondo me il malumore anche manifestato dal fratello di Gwen può essere legato a questa situazione, magari dei tanti rifiuti, dell'immobilismo e della fatica che sta facendo il Napoli comunque per acquistare i giocatori, perché comunque voglio ricordarti che comunque hai tanti rifiuti, oltre a quelli di Lapadula, di Versalico, comunque si aggiunge anche Sono davvero tanti. Sono davvero tanti, si aggiunge anche quello di Piaca che sembra preferire altre mete rispetto al Napoli. Ma l'ho visto stamattina su Tiss della Visa, che comunque per quanto criticato è, diciamo, una personalità importante del calciomercato,
l'ha detto che il giocatore non prende assolutamente in considerazione il Napoli, ma io dico, non dico giustamente, ma se io faccio una domanda a voi due, faccio una domanda a te Vico e a te Raffaele, voi siete giocatori giovani, 21 anni, 20 anni, vi prospetta la possibilità di andare alla Juve oppure al Milan che è in procinto di passare i cinesi, quindi tanti soldi, tanti investimenti, e vi prospetta dall'altro lato la possibilità di andare al Napoli con uno stipendio uguale o minore, nel caso per esempio di Vincent, a quello che prendevate prima, obiettivi non si capisce, non è sicuro, non è certo per essere anche migliori giocatori. Cosa preferite fare? Ti rispondo io, Francesco. Forse il Milan non saprei, perché comunque sembra ancora ad oggi una piccola baraonda, perché non si capisce ancora chi comanda, però ovviamente di fronte all'ipotesi Juve forse scegliere senza dubbio la Juventus, anche perché comunque sappiamo benissimo il Napoli come è rigido anche sui contratti, su questo fatto anche dei diritti d'immagine. E magari tra le due io sceglierei sicuramente la Juventus, campione d'Italia, e che ha grandissime ambizioni e che sembra puntare forte anche alla prossima Champions League, visto anche gli acquisti che sta facendo, cioè quelli di Dani Alves, di Pjanic, di Benatia che sembra imminente. Quindi tra le due sicuramente la Juventus si lascia preferire, sinceramente. Ecco, diciamo che per me ha risposto Diego in tal senso. Poi magari, sai, oggi purtroppo i giocatori, fra l'altro, non ragionano neanche con il cuore, quindi anzi più che altro mettono mano più che altro al portafoglio, si fanno due conti, dove mi conviene andare, chiaramente dove c'è più disponibilità, ecco, in tal senso, e sicuramente quella destinazione non è il Napoli. No, ma poi io, tornando un attimo al fatto di Herrera, magari giro anche la cosa a Francesco. A me mi sembra che si stia ripetendo la stessa cosa che è accaduta il primo anno di Benitez, quando il Napoli aveva l'accordo già con Jackson Martinez e poi alla fine non se ne è fatto nulla. E mi sembra che la cosa si stia avviando ad essere tale e quale a quella situazione, cioè che abbiamo l'accordo con Herrera, ma con il Porto non riusciamo a spuntarla. E poi alla fine, allora, 2 anni fa invece di Jackson Martinez è arrivato Zapata. Non vorrei che si facesse la stessa cosa, che magari si è puntato Herrera e arriva poi la decima scelta. Ecco. Ma guarda, sta succedendo esattamente questo, e sta succedendo esattamente quello che è successo con Fellaini. È la stessa identica cosa. Fellaini ce l'avevamo qua, dovevamo andare a prendere all'aeroporto e portarlo a Castelvolturno. Poi che cosa è successo? È arrivato Davide Lopez. Appunto, che brutta cosa. E quello è il punto, siamo passati da Mascherano a Fellaini e alla fine siamo arrivati a Davide Lopez. Per carità, io voglio bene al ragazzo, veramente lo stimo perché si è impegnato tanto ed è diventato un calciatore, cosa che quando è arrivato a Napoli secondo me non era. Però dobbiamo dire che questo è un leitmotiv che si spese. E io credo che nel momento in cui, come intelligentemente avete detto prima, i diritti di immagine, e come tra l'altro un nostro fan della pagina napoletana ha detto oggi molto intelligentemente, diceva in Germania come mai il giocatore rimane in Germania che ci sono i diritti di immagine praticamente in un contratto di lavoro collettivo, quindi comunque ce li hanno le società i diritti di immagine, e rispondevamo, rispondeva lui, diceva li sanno sfruttare i diritti di immagine. Ecco. Immagine di tutti i giocatori, compresi i giocatori del calibro di Amsic, Higuain, Mertens, giocatori anche pesantemente presenti sui social, pesantemente presenti sui tabloid, queste cose qui, e fruttano 2 milioni di euro a stagione. Dicevo un altro poco, li frutto io 2 milioni di euro a stagione con le magliette che mi compro e con i biglietti dello stadio. Capito qual è il punto? Allora nel momento in cui c'è Herrera con un entourage importante, c'è il Napoli con De Laurentiis che decide e manda avanti Pizzoli, che magari arriva in Russia non sapendo che la tassazione è al 5% e l'Italia al 60%, allora questi dicono, ma sai che cos'è? Magari vediamo di alzare il prezzo e di tenere il massimo, se loro ce lo danno, e allora lo vendiamo a Napoli, ma se vediamo che le condizioni non vanno bene, le condizioni precarie della società vengono confermate, a questo punto noi restiamo dove siamo oppure andiamo da un'altra parte, quando qualche offerta arriverà. Non so se mi sono spiegato.
No, ti sei spiegato molto bene, Francesco caro, anzi. A tutto questo, Francesco, io dico, è meno male che siamo riusciti a raggiungere la Champions diretta quest'anno. Ecco. Cioè, non voglio immaginare cosa sarebbe successo se fossimo arrivati terzi in classifica, perché già con una Champions diretta stiamo avendo tutte queste Difficoltà. difficoltà, con qualche anche mal di pancia da parte di qualche calciatore nostro che vuole il rinnovo. Mi viene in mente Isai, mi viene in mente lo stesso Koulibaly. Cioè, ad oggi veramente ci sto capendo poco. Spero che magari il Napoli possa sorprenderci anche in queste ore. Infatti, comunque, abbiamo letto proprio un'ultimissima di Gazzamercato.it, Quella di quella Gabbiadini, di sì. Gabbiadini, che sembra quasi ormai in uscita dal Napoli. Questo vorrebbe dire che forse qualcosa bolle in pentola per il sostituto, che mi auguro che non sia Higuain che parta, ma magari che possa essere Milik che arriva. Ma torniamo al punto che Questo è comunque il quantomeno Napoli l'augurio sta. nostro, chiaramente. Certo, ma torniamo al punto che il Napoli per fare mercato, come è successo sempre, tranne nel primo anno di Meirinds, quando la garanzia per i giocatori che arrivavano era Benitez, qualcuno te lo dimentica a volte, Ecco. e facciamo mercato con le plusvalenze, cioè vendiamo e prendiamo. Ma questo va bene, a me è diffuso, va bene, dicevo anche nella scorsa puntata Raffaele, a me Certo. va benissimo così. Che però ci sia chiarezza, perché se il presidente continua a dire facciamo un grandissimo Napoli, prendiamo tantissimi soldi e poi questi soldi vengono spesi per grassi 11 milioni buttati, io spero che il Ecco, ragazzo ecco, ecco. riesca a far capire che vale sia a noi tifosi sia a Sarri soprattutto. E a questo punto io dico che non lo so come la situazione. Sicuramente quest'anno faremo mercato con le Chelsea, perché altrimenti non. Ma Altrimenti nada. la vicenda Vincent è emblematica, cioè lì in Inghilterra ti offrono 7 milioni che sono poi 8 e 5 lordi, qua per offrire 3 e mezzo lordi che ne devi dare, 20 che ne devi dare 7 lordi. Allora loro sono avvantaggiati dal regime fiscale, noi siamo svantaggiati dal nostro, ma non c'è concorrenza, cioè è una concorrenza assolutamente sleale. C'è Certo. di positivo che Napoli è una società fino adesso, bisogna riconoscerlo, comunque con i conti a posto, ed è una delle poche squadre d'Italia che può permettersi di fare mercato, anche con le cessioni, perché la Roma è nel greco, non so quanto mercato può fare facendo la plusvalenza, Ecco, la Roma si trova nella terza piazza e appunto sta avendo molte difficoltà anche la Roma, anzi ha ceduto uno dei suoi migliori giocatori ad una diretta concorrente. Esatto, e tra l'altro ha problemi con il settore finanziario, In tutto ciò. quindi ci troviamo in una situazione che l'Italia sta diventando un campionato di quarto, quinto livello, noi navighiamo, diciamo, galleggiamo in una situazione di benessere finanziario, ma il problema è che comunque il benessere finanziario non porta gioia, quindi ci dobbiamo rendere conto che questo è un gioco. La storia è il risultato che tutti si vogliono, ma se anche non fosse la vittoria, comunque cercare di lottare per qualcosa, per qualche obiettivo, fare sempre la partita in modo da poter competere per le prime posizioni, non partendo sconfitti, Ecco. in partenza. E mi sembra però purtroppo che si stia andando in un'altra direzione. Questo non vuol dire che la colpa sia, io ho detto sempre troppo critico nei confronti del presidente, non la colpa non è, la colpa è che Napoli. Potrà essere qualcos'altro se non si rifonda adesso, Adesso, con criterio. ecco. E questa volta, mi spiace dirlo, ma rifondare con criterio significa vendere Higuain a 70-80 milioni, vendere Koulibaly a 30-40 milioni, vendere Gabbiadini a 20-30 milioni e fare la squadra. E poi si vedrà. Ma lo Ma scopriremo solo però vivendo. Francesco, guarda, se dobbiamo sempre vendere e poi ricominciare da capo, E diventa allora duro. a questo punto io sarei più contento che magari anche vendendo Higuain, Koulibaly, Gabbiadini, metà di questi soldi vengano investiti magari, che ne so, per costruire un settore giovanile, Bravo, bravissimo, bravissimo. cioè cose che permetterebbero al Napoli nel corso degli anni di diventare ancora più grande, perché parliamoci chiaro, oggi se vogliamo metterci di pari passo o quantomeno avvicinarci il più possibile alla Juventus, dobbiamo puntare sulle strutture.
vendere per poi ricomprare dei giocatori magari non ci porterà a nulla. A questo punto investiamo sulle strutture, cose che mancano, anche perché comunque voglio ricordare, il Napoli una sede sociale non ce l'ha. Basti pensare Ecco, che ecco, i ecco. giocatori devono andare alla Filmauro per firmare i contratti, cosa che sinceramente è come se i giocatori che acquista la Roma vengono a Napoli a firmare i contratti. Ecco, è una cosa abbastanza Cioè, insensata. quindi io investirei più magari sulle strutture che sui giocatori. Ci facciamo 2 o 3 anni, non lo so quanti ce ne vorrebbero magari Un tot, sì. di centro classifica, però comunque ci ritroviamo almeno le strutture, cosa fondamentale per crescere. Eppure, in tutto ciò, feci questo discorso anch'io su Facebook, nel caso specifico, e non tutti si trovano giustamente d'accordo. La bravura della società, nel caso specifico, oltre magari a fornire delle strutture, sarebbe anche loro, di proprietà, magari, ecco, non il centro classifica, sarebbe un miracolo, ecco, per dire, stare comunque in zona No, altissima. ma oltre diciamo, alle strutture, e lo chiedo anche a Francesco, sarebbe anche il caso ormai di allargare un pochino l'organigramma societario. Ecco. Io non è che voglio fare il paragone con quello di Ferlaino che ha vinto il primo scudetto, ma vogliamo ricordare chi c'era in società allora? C'era un certo Italo Allodi, c'era Pierpaolo Marino, Giuliano che collaborò nell'acquisto per Maradona, c'era Gianni Punzo, cioè c'era gente, signori, veramente che aveva gli C'era attributi. gente, ecco. Qui, oltre al solo Cristiano Giuntoli, del quale non abbiamo conosciuto la voce soltanto a fine campionato quando ha parlato dopo la partita col Frosinone, cioè praticamente non l'abbiamo mai visto. Cioè, questa è anche un'altra cosa che di questa società io fatico a capire, sinceramente. Ecco. Ma infatti io oggi ascoltavo Pierpaolo Marino parlare in radio, è evidente che è una persona che capisce di pallone e comunque è l'unico che ha portato dei giovani veramente interessanti a Napoli e li ha fatti portare, perché comunque anche che ero ragazzino, io mi ricordo l'anno prima aveva giocato con il Napoli, aveva segnato Napoli-Brescia 3-1, Sì. Brescia-Napoli 1-3, non mi ricordo, però No, aveva Napoli-Brescia, sì. segnato e tutti quanti dicevano, però bravo, è proprio bravo, e lui lo porta a Napoli. Da Vizzi era un ragazzino quando è venuto a Napoli. Per Paolo Marino era una persona competente che sapeva fare il suo lavoro ai suoi difetti, sicuramente è limitato in tanti casi, però c'è bisogno di una figura così, e c'è bisogno, come dicevi prima, c'è bisogno di investire parte di questi introiti nel futuro del calcio. Noi vediamo che la Roma comunque pensa allo stadio, magari non lo fa mai, però ci pensa. Vediamo che la Juve costruisce il centromedico, in una discussione da parte diciamo tutti, ma il centromedico c'era anche il Milan. Il Milan non è che abbia fruttato tanto, sì, ma perché la Milan non frutta tanto? Perché ci sono le strutture, ma è una società personalizzata come il Napoli. Cioè Berlusconi ha personalizzato il Milan, Berlusconi è declino politicamente, economicamente e personalmente, e il Milan è declino. Vogliamo che succeda anche questo con Napoli quando De Laurentiis sarà in difficoltà, o comunque non gli auguro che ci succeda niente, insomma, però questo Milan sbaglia perché alle strutture le fa fruttare male. La Roma magari non ha tutta questa volontà di fare lo stadio come dicono, il Napoli non ha niente, non ha né strutture né volontà, e quindi che vogliamo E fare? questo è un dato oggettivo, fra No, l'altro. ma anche perché io ti ho citato le strutture, perché qui il Napoli fa un passo avanti se va in Champions League e si regge con i soldi della Champions League. Ma ove mai, diciamo, sgarri un anno che non vai in Champions League e magari vai in Europa League, automaticamente ne fai 4 indietro e quindi siamo sempre punto e da capo. Quindi per questo dico che si deve puntare sulle strutture, cosa che ad oggi, dopo 12 anni, non se ne vede manco l'ombra. Aggiungo io purtroppo, no, anzi, Francesco, prima hai citato lo stadio, in realtà il Napoli ci pensa, il problema è che ci pensa solo, con De Magistris ad oggi purtroppo non si vede, ecco, la luce in fondo al tunnel. Ma ci pensa, ma bisogna vedere poi se sono le tarantelle, i proclami, Ecco. un po' così buffoneschi, di farò lo stadio, perché qui parliamo di Roma che ha un progetto che il nuovo sindaco ha detto io non lo voglio fare, perché non buttiamo i soldi, cioè hanno individuato l'area, hanno fatto fare un progetto, c'è tutto, è tutto pronto. È chiaro che una realtà disastrata come quella della città, Roma, non si possa pensare di fare uno stadio, però magari c'è già tutto pronto. Qui a Napoli abbiamo
nell'esperienza che ho avuto qui a Sorrento c'erano tutti i giovani di altissimo livello, altissimo, ed è uscita gente come Immobile, è uscita gente come Dante, tutti i ragazzini dell'Interland, tutti i ragazzini delle città confinanti, e venivano qui a Sorrento dove c'era una tre giovani di qualità eccelsa. E perché questi ragazzini? Cioè, perché non siamo capaci di vedere ragazzini di questo genere e portarli in primavera a Napoli, agli amici del Napoli, ai cucini del Napoli? Perché evidentemente la struttura non c'è una è davvero un bel problema. Francesco, è un problema perché il futuro non c'è. No, infatti, il problema, cioè, il problema porta a ulteriori problemi, è chiaro, assolutamente sì. Francesco, io prima prima di salutarti, c'è un'ultima curiosità da parte di Diego e poi insomma, noi ci ritroveremo nelle prossime occasioni. Ok, Francesco, te la faccio proprio breve. Visto che comunque la vicenda Higuain ha tenuto molto banco in questi giorni, è comunque un'ipotesi di cessione, bisogna anche tenerla in considerazione. Secondo te, ove mai arrivasse l'offerta pazza e il Napoli l'accettasse, chi potrebbe essere l'ideale sostituto di Higuain? Perché ad oggi sulla piazza io sinceramente fatico a trovare un giocatore che possa anche combaciare con la disponibilità economica del Napoli, sia soprattutto a livello contrattuale comunque. È una domanda da $1 milioni questa qua. Sì, io ho una risposta da $2 milioni. È da due. A me sarebbe piaciuto molto che iniziasse il Vanzer delle punte famosissimo, quindi uno se ne vada lì, e mi sarebbe piaciuta questa situazione. Ovviamente parliamo di fantamercato. Lewandowski al Real Madrid, Higuain al Bayern Monaco, Benzema al Napoli. Ah! Oh. Questa mi sarebbe piaciuta, mi sarebbe piaciuta molto. Benzema magari non è proprio di calciatore caratterialmente che sarebbe il cammino a Napoli, non caldo come Napoli, ma anche la posizione delle di carta a due insomma, però il giocatore è meglio a prezzo diciamo ragionevole che potrebbe fare a caso, avrebbe potuto fare a caso del Napoli. Milik per esempio non lo vedo un giocatore così, forse più come alternativa, ecco, che come sostituto di Higuain. E poi va bene, vogliamo la soluzione low cost, c'è sempre Immobile che secondo me scarica per arrivare a Napoli, e con le ipotesi di Abbiatini comunque di Zapata come Mario, comunque come secondo me, perché secondo me Zapata è fortissimo e ci abbiamo un gran patrimonio. Abbiatini lo vedo più seconda punta in un 4-4-2, però comunque anche il patrimonio, non dobbiamo fare il sacrificio, io sarò purtroppo non percepito. Però, beh, se dobbiamo parlare di fantamercato, la soluzione più intrigante sarebbe stata quella di Benzema. Benzema è un grandissimo calciatore. Ma sai Francesco, ti dico una cosa, ascoltando una trasmissione sul Napoli, credo quella di Radio Marte, Notte Azzurra, intervenì un tifoso che fece questa proposta. Ovviamente magari Higuain resta anche quest'anno, come noi tutti speriamo, disse: ma perché non provare a dare al Sassuolo in prestito sia Zapata che Gabbiadini? Perché il Sassuolo, facendo ovviamente anche l'Europa League, darebbe ad entrambi la possibilità di giocare molto. Magari entrambi farebbero una grandissima stagione, il prossimo anno si cede Higuain e riporti alla base sia Zapata che Gabbiadini. Sarebbe un'ipotesi abbastanza, sinceramente, che non sarebbe abbastanza male, anche perché magari entrambi potrebbero esplodere in modo definitivo e ti ritroveresti due grandi attaccanti già pronti il prossimo anno senza dover magari spendere il budget di Higuain per rimpiazzarlo, insomma. E io ti rispondo a questa, diciamo, provocazione, insomma, se la vogliamo chiamare così, in modo positivo da parte, secondo me sarebbe ottimo, anche perché fa solo tra 4-5 anni, non dico che sarà tra le società che potrà vincere lo scudetto, ma secondo me arriverà in Champions League molto facilmente. Se continuano con questa mentalità, chissà, solo può fare l'escalation del Parma di Tanzi, in poche parole, anche io la penso come te. Esatto, e il problema è che secondo me Gabbiadini non sarebbe convinto di questa operazione, perché Gabbiadini ha perso gli europei, Gabbiadini ha perso un anno di carriera, Gabbiadini è un giocatore già fatto, Zapata forse ancora
reattive come giocatore è una realtà come Sassuolo potrebbe migliorare, ma invece Gabbiadini lo butterebbe giù, non sono convinto di questa ipotesi per quanto riguarda lui. Secondo me Gabbiadini va o valorizzato qua, cioè dentro Higuain, oppure va venduto, perché il giocatore non può prendere gli anni migliori della carriera di un giocatore come Gabbiadini e sprecarli in questo modo. Quindi, non ritengo sia giusto per lui. Gabbiadini è un grande giocatore, deve giocare. Però di questa Sassuolo parisse, ma non sono convinto che lui prenderebbe bene questa. Ecco, non accetterebbe facilmente. È un peccato, perché per me è un grandissimo giocatore Gabbiadini, e perderlo sarebbe veramente un peccato, veramente. Francesco, senti, io prima di salutarti ti chiedo velocissimamente come finiscono le due partite della semifinale di dell'Europeo 2016. Allora, credo che chi passa, sono curioso. Francia-Germania farà una partita stupenda, secondo me. Speriamo. Perché sono due bellissime squadre e credo che dopo la figura un po' così fatta con l'Italia, la Germania giocherà con Sanguino chi passerà. Quindi Germania avanti e fa fuori i padroni di casa. Galles o... E poi Galles lo vedo troppo in forma, vedo una squadra organizzata, vedo una squadra ben allenata, vedo motivazioni maggiori. Il Portogallo fino adesso è passato, cioè non facendo assolutamente nulla. Molta fortuna. Se continua così non ha speranze, perché Galles contro il Belgio ha fatto vedere un calcio, secondo me, andando sotto di un gol è eccezionale. Assolutamente sì. Devono continuare così perché è una bella storia e comunque lui se lo merita, perché sta sempre all'ombra di giocatori forse meno forti o ugualmente forti per esempio, no? Però anche lui meriterebbe un palcoscenico forse un po' più importante e credo che va bene, però io dico Galles in Germania, però ovviamente Galles in Germania facciamo, e poi vedremo un pochettino come andrà questa doppia sfida fra queste formazioni. Nel frattempo noi ci segniamo questo tuo doppio pronostico. Francesco, io ti ringrazio e ti faccio salutare anche da Diego. Ciao Francesco. Ragazzi, saluti a tutti. Ciao Diego, ciao Raffaele. Speriamo bene per questo inizio di stagione. Speriamo davvero bene e che anche il mercato del Napoli possa ingranare. Un saluto anche chiaramente ai tuoi colleghi del Napolegno. A presto.